ringrazio e io devo parlare dalla cosiddetta Deep Church, la controchiesa, all'anticristo finale. Allora, c'è un articolo di padre Reginaldo Garigula Grange del 1946, l'anno in cui fu sospeso dall'insegnamento padre Henri de Lubac, perché scrisse un libro intitolato Il Soprannaturale, in cui diceva, scoppiò, non iniziò, scoppiò, la Nouvelle Théologie. E padre Garigula Grange scrisse un articolo pubblicato dalla rivista L'Angelicum di Roma, la rivista dei Domenicani di Roma, dell'Università dei Domenicani, dove viene la nuova teologia e dove va? Viene dall'apostasia e porta all'anticristo finale. Questo padre de Lubac è stato uno dei grandi teologi, molto intelligente, molto erudito, che è stato fatto, creato cardinale da Giovanni Paolo II, non da Bergoglio, e che è stato uno dei principali esponenti del Concilio Vaticano II. Il padre della Nouvelle Théologie, e poi Pio XII scrisse non solo, ritirò il libro dal commercio e lo mise fece fare un monito dal Santo Ufficio, ma lo ritirò dall'insegnamento, padre de Lubac non potette più insegnare dal 46 in poi. Fu chiamato nel 60 da Giovanni XXIII come perito del Concilio Vaticano II. Poi verso l'88 mi sembra sia stato creato cardinale da Giovanni Paolo II. Ora, il padre però di de Lubac, e il padre della Nouvelle Théologie, è Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Un altro gesuita, de Lubac era gesuita, Teilhard de Chardin gesuita anche lui. Nasce nel 1881, muore nel 1955. Questo Teilhard de Chardin è davvero il padre della nuova teologia e il padre di Bergoglio, perché se de Lubac può essere considerato più il padre di Ratzinger, Teilhard de Chardin era molto più aperto, molto più di marcia veloce, e può essere considerato il padre di Bergoglio. Perché? Perché lui parlava di un certo metacristianesimo, vedete il transumanesimo, transessualismo, metacristianesimo, postumanesimo, e sono cose che nascono già in teologia con questo Teilhard de Chardin. Gilson racconta che incontrò Teilhard de Chardin, il quale diceva: allora, quando è che fonderemo questo metacristianesimo? Lì per lì Gilson non capì e poi realizzò dove volesse arrivare questo Teilhard de Chardin. Allora, questo titolo che poteva sembrare provocatorio di Garigula Grange, il quale fu incaricato da Pio XII di redigere materialmente l'enciclica Humanae Generis 12 agosto 1950, che è considerato il terzo sillabo, cioè il sillabo, la Pascendi e la Humani Generis. Ratzinger dice che il suo professore Schmaus, e quando uscì questa enciclica, per dimostrare tutto il disprezzo di questa enciclica, dopo aver fatto lezione davanti a lui e a un altro professore, entrò e sbattette con violenza l'enciclica sul tavolino del suo studio e poi ne disse, questo lo racconta proprio Ratzinger in una intervista che ha rilasciato a Valente, che scrisse un bel libro su Ratzinger, bello non perché io stimi Ratzinger, ma perché dice le cose come stanno, e fa vedere quale fosse la mentalità di Ratzinger allora, come appena eletto Papa, e come Ratzinger odiasse la condanna della Nouvelle Théologie, perché lui in tutto e per tutto faceva parte della corrente moderata di marcia lenta di de Lubac della Nouvelle Théologie. Non era un figlio di Teilhard de Chardin. Per i 100 anni della nascita di Teilhard de Chardin, nel 1981, Giovanni Paolo II fece scrivere un articolo di elogio dello scienziato Teilhard de Chardin, che poi aveva limato il cranio di un cane per farlo passare per l'uomo di Down, che era stato messo nel British Museum, e poi quando si accorsero che era un cranio di cane limato e quindi non era l'uomo di Down, era un imbroglio da gesuita,
Allora lo tirarono fuori da Brindisi Mucino, però Tegliano de Chardin fu elogiato da Giovanni Paolo II, Bergoglio non ha inventato nulla, come grande scienziato e grande teologo. Questo voleva un metacristianesimo. Metacristianesimo consisteva in cosa? Dal nulla viene la materia, dalla materia il Cristo cosmico, quindi si va verso questo punto omega. Ora, San Pio X, nella sua prima enciclica, 1904, il Supremi Apostolatus, dice: il culto dell'uomo è l'essenza, la natura del regno dell'Anticristo. Quindi, siccome la nostra epoca è caratterizzata dal culto dell'uomo, che vuol prendere il posto di Dio, ci si può domandare se l'Anticristo finale non sia già nato e non stia in mezzo al 1904. Allora, vedete come San Pio X ci dice: può darsi che l'Anticristo stia in mezzo a noi, ma quello che è sicuro è che il culto dell'uomo è la natura del regno dell'Anticristo. Allora vediamo come la teologia da Paolo VI a Francesco sia proprio la teologia del culto dell'uomo. Innanzitutto c'è il documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, è del 1964, al numero 22. Che cosa dice? Che numero 22, in Cristo la natura umana, non la natura di Cristo, perché Gesù, il Verbo, ha assunto la sua natura, io ho la mia natura umana, non ho tutta la natura umana in me, ognuno di voi ha la sua natura umana individua. Gesù ha la sua natura umana, il Verbo, ha la natura umana di Gesù Cristo. No, il Concilio dice in Cristo la natura umana in genere, poi sarà specificato soprattutto da Giovanni Paolo II, è stata assunta e innalzata a una dignità sublime. Quindi la natura umana in sé per sé, la mia, tutta la vostra, anche se io non voglio, se io non credo, se non vivo in grazia di Dio, se non osservo i comandamenti, è stata innalzata all'ordine soprannaturale. Questo è l'errore di David Bach. Il soprannaturale consiste nel dire che l'uomo, per il fatto di essere creato, ha diritto all'ordine soprannaturale. Allora, ecco che questo errore già era stato condannato dalla Pascendi di San Pio X, perché l'ordine soprannaturale, come dice la parola, è sopra la natura, quindi non è dovuto alla natura, è un dono gratuito di Dio. De Lubac negava questo qui. Allora è stata innalzata a una dignità sublime e poi con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo, non alla sua natura individua. Vedete, questo è il Concilio Vaticano II, e De Lubac ha detto questa frase, la fece introdurre l'allora arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła. Lui si è battuto affinché questa frase fosse introdotta in Gaudium et Spes. Quindi, sin da giovane Giovanni Paolo II, che si è formato alla scuola rapsodica del teatro ebraico, Mischievich e soprattutto Zevi, Sabbatai Zevi e Jacob Frank, questi marrani ebrei, Giovanni Paolo II ha voluto che questa dottrina tipicamente cabalistica, Lubavitcher, fosse introdotta in questo documento cosiddetto dogmatico del Concilio Vaticano II. Poi al numero 24, la Gaudium et Spes dice: la sola creatura che Dio ha voluto per se stessa, propter se ipsam, dice il testo ufficiale greco, è l'uomo. Qualcuno ha tradotto in italiano per se stesso, Dio ha voluto l'uomo per se stesso, per Dio, invece no. Il testo latino dice per se stessa, Dio ha voluto l'uomo per se stesso, l'uomo è il fine della creazione. Invece noi sappiamo, lo ricordava il professor Lamendola, Catechismo di San Pio X, l'uomo è creato per conoscere, amare e servire Dio e mediante questo salvare la propria anima. Il fine dell'uomo non è l'uomo, il fine dell'uomo è Dio. Questo è il cristianesimo. Per il panteismo il fine dell'uomo è l'uomo, ma questo è il panteismo, è Giordano Bruno. Ora, la Chiesa Cattolica, Giordano Bruno, non l'ha canonizzato, che io sappia, giustamente. Se si fosse pentito, sì, ma Giordano Bruno non ha voluto baciare il crocifisso.
Nella Santa Scrittura, libro dei Proverbi 16:4, Dio ha fatto tutte le creature per se stesso, Proter se ipsum, Santo Maso d'Urbino, nella Somma Teologica, Dio vuole le creature per se stesso. Paolo VI, adesso abbiamo visto Vaticano II, Paolo VI, quando chiude il Concilio Vaticano II, basterebbe solo questo discorso dell'8 dicembre 65, discorso di chiusura. La religione di Dio che si è fatto uomo, la religione cristiana, l'incarnazione del Verbo, si è incontrata al Concilio con la religione, perché tale è dell'uomo che si fa Dio. Quindi l'uomo che si fa Dio, Lucifero, è il discepolo di il serpente, il diavolo sotto forma di serpente, tenta Adamo ed Eva. Voi sarete come Dio. Questa che religione è? Non è una religione, è una controreligione. È la sinagoga del diavolo, è l'uomo che vuol farsi Dio. Ebbene, la religione, perché tale è, religione viene da religare, unire l'uomo a Dio. Allora, se io pretendo di farmi Dio, io pecco gravemente contro Dio. Perché Dio ha creato l'inferno? Perché Lucifero ha detto non serve, ma ha preteso di farsi come Dio. Paolo VI qui dice tutto il contrario, canonizza Lucifero. Quello che fecero i massoni in piazza San Pietro quando portarono l'effigie, lo stendardo di Lucifero che schiacciava San Michele Arcangelo, il padre Colbe vide questo e fondò la milizia dell'Immacolata, ebbene, quello che fecero allora i massoni 1917 l'ha poi canonizzato purtroppo Paolo VI. Non sono io che lo dico, l'ha scritto lui, controllate. Quindi il disastro non è cominciato con Bergoglio, è cominciato col Concilio Vaticano II. Allora, Paolo VI prosegue, che cosa è avvenuto? La religione dell'uomo che si fa Dio e di Dio che si fa uomo. Uno scontro poteva essere, non è avvenuto durante il Concilio, no? Anzi, c'è stata una simpatia infinita. Noi, più di tutti, siamo cultori dell'uomo. Quindi San Pio X, Paolo VI, più di tutti, ha il culto dell'uomo. San Pio X ha detto, l'essenza dell'anticristo è il culto dell'uomo. Conclusione, è un sillogismo, quindi Paolo VI, più di tutti, è un anticristo. È la logica di Aristotele, non si scappa. Da due maggiori, da una maggiore e una minore, due premesse, si tira una conclusione. Allora, ecco che Giovanni Paolo II rincara da Papa quello che aveva voluto da Vescovo e da Cardinale. Nella prima enciclica che scrisse nel 79, Redemptor Hominis, al numero 13, il Verbo si è unito con ogni uomo, vedete come specifica quello che ha detto nel Vaticano, non con la sua natura individua, io ho la mia natura, non è che ho tutte le nature, no, ogni uomo ha la sua, c'è una natura in genere, ma è un ente logico, non è reale, la natura universale, ma la natura reale ce l'ho io, in me, ognuno ha la sua, la mia non è la sua, non è la sua, non è, perché siamo individui, l'individuo è indiviso in sé, se fossi diviso mi tagliassero la testa sarei morto, non più un individuo, e distinto da ogni altro, con ogni uomo reale, concreto, non l'uomo astratto, per sempre, non la perde mai questa dignità, e vedete l'inferno eterno non esiste. Non è un'invenzione di Congar, di De Lubac, di Danielou, di von Balthasar. L'ha detto anche Giovanni Paolo II. Con ognuno, senza eccezione alcuna, proprio lo dice chiaramente, non ci sono dubbi. Anche quando l'uomo non ne è consapevole, non lo sa e quindi non lo vuole. Niente è voluto se prima non è conosciuto. Ciascun uomo dei 4 miliardi, adesso siamo 7, ma ci penserà Bill Gates a scendere dalla terra, dal momento in cui viene concepito sotto il cuore di sua madre, è il dogma dell'Immacolata Concezione dell'uomo. Ed è l'uomo che il momento in cui viene concepito nel seno di sua madre non ha la grazia di Dio, è maledetto da Dio. È per quello che si battezza il bambino il più presto possibile. Dice no, leggetelo, io vi do anche i numeri. Nel momento in cui viene concepito sotto il cuore di sua madre, questo uomo è unito a Gesù.
Giovanni Paolo II, nel discorso che tiene all'UNESCO nel 1980, bisogna affermare l'uomo per se stesso e insiste, virgola, unicamente per se stesso. E le cose le dice chiare e tonde, non è bergoglio. Però quando uno diceva allora, ma vedete, Giovanni Paolo II, no, non va, Paolo VI non va, Giovanni XXIII non va, dicevano tu sei matto, e invece no. Nella seconda enciclica, Dives in Misericordia, 1980, il teocentrismo e l'antropocentrismo non sono contrapposti. Nel preconcilio, in passato, erano contrapposti. Col Concilio Vaticano II sono congiunti. Questo è il punto più importante del Concilio Vaticano II, per lui. È una cosa buona, per me è una cosa cattiva. Far coincidere due cose che sono totalmente diverse. Adesso, una bicicletta non può avere a un solo centro. Se la bicicletta avesse due centri, la ruota andrebbe a destra e a sinistra e cadrebbe per terra. Vuol dire che l'uomo, che è infinitamente distante da Dio, e Dio fanno un unico centro, è dire qualche cosa che non è proprio, da un punto di vista non solo di geometria, di algebra, ma di ragione, di logica, non sta né prima e né dopo. Allora voi vedete, c'è un'epoca anticristo, avanti Cristo, dopo Cristo, avanti del concilio, AC, DC, dopo il concilio, DC, democrazia. Quindi il concilio Vaticano II ha il culto dell'uomo, quindi il Concilio Vaticano II è la religione dell'anticristo. Terza enciclica, poi mi fermo, ve le risparmio, perché sono anche lunghe, però almeno molto profonde. Queste di Bergoglio sono un po'... Ci fanno rimpiangere oggi Andreotti. Se io avessi incontrato Andreotti, gli avrei sparato. Adesso me lo rimpiango, non perché fosse buono, ma di fronte a Conte, a Draghi, a Gigino... Gigino che parla del virus. La terza enciclica, Dominum et Vivificantem, 86. Et verbum caro fatum est. Il verbo si è unito a ogni carne, non solo ogni uomo. Vedete allora qui, dall'antropocentrismo al cosmocentrismo, dall'egocentrismo all'ecocentrismo. Noi siamo egocentrici e ecologici o ecocentrici. Il verbo sventocano si è unito ad ogni carne, questa è la portata cosmica della creazione, Cristo cosmico e degli altri cerdelli. Il verbo si è unito a ogni creatura, specialmente all'uomo. Guarda questa frase, fa paura, Dio è immanente al mondo e lo vivifica di dentro, diceva il professor Lamendola, è l'anima mundi, lo diceva anche Massimo. L'anima mondi è Giordano Bruno. Il verbo ha assunto tutto ciò che è carne, non solo l'uomo, tutto il mondo materiale, tutta la creazione, il Cristo cosmico. Puoi ripetere quell'ultima frase perché fa sentire bene allora, sì, Dio è immanente al mondo e lo vivifica da di dentro. San Tommaso parla di presenza, non di immanenza. Dio è onnipresente. Immanente è la stessa cosa. Nega la trascendenza. Dio è trascendente, è presente, ma è trascendente, è realmente distinto. Immanente no, non è distinto, non è trascendente. Ci giocano con i sofismi, sono bravi, la biologia la conoscono bene, ma per negarla, non sono stupidi, bisogna fare attenzione. La biologia la conoscono molto, molto bene, ma la negano, se ne servono per negarla, sono i sofisti. Il verbo ha assunto tutto ciò che è carne, tutta la creazione. Padre Barrière, che era di Marsiglia, diceva le parole un po' forti, marsigliese per loro una parolaccia è una parola così un po' colorita, non è una parolaccia, e diceva che il Cristo cosmico, avendo unito a sé ogni cosa, ha unito a sé anche la melma di un'altra parola, per noi italiani è un po' forte, ma se ha unito a sé ogni cosa, nel Cristo cosmico c'è anche la melma e qualche cosa di più brutto della melma. Ora vedete, anche per Giovanni Paolo II nel Cristo ci sta anche la melma e qualche cosa di più. Se unita sia ogni cosa, c'è anche quello.
Nel 2001, ecco, vi risparmio, 2021, vi risparmio poi Benedetto XVI, che grosso modo ha detto le stesse cose, la Congregazione della Fede del 2005, due mesi dopo morto Giovanni Paolo II, feti abortiti. Allora, si ammettono, loro lo danno per certo, io non sono un dottore, ci sono quelli che cercano, si affannano di negarlo, non sono feti abortiti, sono linee cellulari di feti abortiti. Allora, la Congregazione della Dottrina della Fede, che ha i suoi specialisti, i suoi medici, il Vaticano ha Gemelli, insomma, grossi scienziati. Se ci sono dei feti abortiti, che cosa bisogna fare? Allora, Benedetto XVI, quella è un pensiero, dice che bisogna cercare un vaccino senza feti abortiti, però se non lo si trova è lecito farsi lo stesso, iniettare un siero con feti abortiti per il volontario indiretto. Ora, volontario indiretto che significa? Che io non posso partecipare direttamente a un aborto, ma indirettamente sì. Per esempio, un chirurgo, una donna, aspetta un bambino, ha un cancro. Il chirurgo la opera per salvare mamma e figlio. Però nell'operazione può morire il figlio, può morire la mamma, possono morire tutti e due, possono essere salvati tutti e due. Allora la madre e il marito firmano, accettano, posso morire io, il figlio. Però proviamo, se io non opero, muoiono tutti e due, io devo operare per salvarli tutti e due, non posso operare per uccidere il figlio e salvare la madre, questa è cooperazione diretta all'aborto e è peccato grave e ce la scomunica. Se io faccio abortire una donna e metto il feto abortito nel vaccino e mi faccio iniettare il vaccino per guarire da un'influenza, io collaboro in maniera e coopero in maniera diretta a un aborto. Quindi questo è assolutamente impossibile. E coloro che dicono è lecito farlo, che sono preti, che sono laici, che la filosofia e la teologia la conoscono molto bene, non lo fanno per ignoranza, lo fanno per malvagità, perché prendono i soldi dalle ditte farmaceutiche, dalle banche ebraiche e dalla CIA, né più e né meno. La triste realtà è quella lì. Quando l'economo di un istituto religioso tradizionalista lavora per il Mossad, che è stato provato, è l'economo generale che ha in mano le finanze di questo istituto, e questo istituto non può muoversi troppo facilmente, perché sennò quello ti strozza, e loro sono strozzini per natura. Allora saltiamo Benedetto XVI, e come diceva Don Putti, quando Monsignor Lefebvre voleva andare a firmare, fece i colloqui con sé per quel Santo Uffizio, mi ricordo io ero seminista ad Albano, Monsignor Lefebvre il giorno dopo doveva andare da Sefer. Venne la sera, passate le 9:30, noi stavamo nel letto, era finita la compieta, e si sentivano gli urli di Don Putti, il quale con buona carità diceva a Monsignore: non ci vada, sono tutti delinquenti, lo sanno meglio di noi la dottrina, ma la vogliono condannare. Lei firma e in base a quello che l'ha firmato poi la condanneranno, qualsiasi cosa lei avrà detto, non ci vada. Don Putti lo fece non per mancare di rispetto, con carità, Monsignor Lefebvre lo capì e lo ringraziò. Un prete che ha fatto, assieme a quel laico, che ha fatto un disastro nell'ambiente tradizionale, un prete e un laico che vanno d'accordo, il gatto e la volpe, disse che Don Putti aveva mancato di rispetto a Monsignor Lefebvre. A Monsignor Lefebvre aveva capito benissimo chi era Don Putti e chi era quel prete, col quale non parlo più. E quando veniva a Roma, non andava più ad Albano, veniva a Belletri da Don Putti e dalle suore. Allora, lasciamo perdere tutto questo. Quindi Don Putti diceva: non ci vuole più la Madonna del Buon Consiglio, ci vuole la Madonna del Buon Bastone, oramai. Minuto, 2021 maggio abbiamo visto la foto di quella via che caccia il povero disgraziato che entra in chiesa, si inginocchia. Io entro in chiesa, mi inginocchio, più male faccio, forse si era passata la mascherina, avrà sbagliato, fuori dalla chiesa. Ma non, anche qui non è questione del 2021. Nel 69, riforma liturgica, la messa Coram Populo è una cena, quando ceniamo io non mi metto di spalle, no? Quando offro un sacrificio a Dio, la gente assieme a me sta alle mie spalle
e assieme non guarda a me alle mie spalle, guardiamo il Padre Eterno e gli offriamo il sacrificio. Se la messa è una cena, allora parliamo tra di noi e stiamo seduti a tavola, non c'è più l'altare, c'è un tavolo, parliamo a voce alta, a cena non si bisbiglia, se no che parla a fare, mangio, e è inutile che ti inviti a cena. Allora, la comunione in piedi, non si dà più in ginocchio. Come mai Gesù Cristo non è più il Padre Eterno? Niente altare, voce alta, faccia a faccia, e poi si può ricevere la comunione in mano, si può, a discrezione della conferenza episcopale. Poi adesso bisogna darla obbligatoriamente in mano, con la scusa del Covid, se no ci pigliamo l'influenza. Allora voi vedete che la nuova messa ha la stessa definizione del peccato mortale. San Tommaso d'Aquino dice: cos'è il peccato mortale? Aversio a Deo, conversio a De Creaturas, volto le spalle a Dio per la nuova messa, al tabernacolo, per volgere la faccia verso le creature, per convertirmi alle creature. Ecco qui, ho finito, e che Dio ci aiuti.